Buonasera a tutte e tutti, benvenute e benvenuti. Siamo questa sera riuniti per presentare un libro appena uscito. L'autore è qui con noi, Gianluca Falanga, che è collegato da Berlino, dalle vicinanze di Berlino, e studioso di storia contemporanea, che dunque vive e lavora a Berlino, direi da poco meno di 20 anni, se ho capito bene, Gianluca. Vero, E giusto. come ricercatore e formatore presso il Museo della Stasi, oltre che collaboratore e consulente di diverse altre istituzioni culturali. E dunque, come non da te ne parli, lo ringraziamo molto della sua disponibilità a presentare questo suo lavoro. Allora, Gianluca Falanga è autore di numerosi saggi, io non li ricorderò tutti, e volumi di storia e politica contemporanea, in lingua sia tedesca che italiana, su tematiche come la storia di Berlino, la storia del nazionalsocialismo e del fascismo italiano, le relazioni italo-tedesche, la storia della guerra fredda, lo spionaggio internazionale. Mi limito solo a ricordare i suoi lavori più recenti. Il primo titolo che ricorderò è Labirinto Stasi, si è molto occupato della Stasi, sottotitolo Vite prigioniere negli archivi della Germania dell'Est. Questo è un volume pubblicato da Feltrinelli l'anno scorso, nel 2021, e sempre l'anno scorso per Carocci un altro volume intitolato La diplomazia oscura, servizi segreti e terrorismo nella guerra fredda. Il volume che presentiamo oggi, pubblicato dunque poche settimane fa dall'editore La Terza, ha il titolo Non si parla mai dei crimini e del comunismo. È uscito nella collana I Robinson Letture in una serie molto particolare che è Fact-Checking. E quindi in questo caso cosa significa la storia alla prova dei fatti? Dirò davvero pochissime cose, poi darò la parola ai nostri relatori. Significa interrogarsi se davvero non si parla o non si è mai parlato dei crimini del comunismo. E questo per una persona che si occupa di comunismo russo-sovietico, diciamo, è davvero un argomento di grandissimo interesse. E questo di fronte alle ormai migliaia di monumenti, di musei, di memoriali sparsi ovunque, di fronte, e questo lo sottolineerei con forza, agli istituti di ricerca, alle fondazioni, allo scavo archivistico, alle raccolte documentarie. Di fronte dunque a una letteratura oramai sterminata e anche di fronte al lavoro prezioso di associazioni, dalle associazioni di ex prigionieri politici ad associazioni, diciamo, di volontari o militanti, a me molto cara, ad esempio, l'associazione Memorial, che proprio in tempi recentissimi è stata chiusa dal governo russo. Dunque è difficile parlare di silenzio e per esaminare le ragioni di questo virgolette e silenzio, preteso silenzio, abbiamo invitato due studiosi che della storia del comunismo hanno fatto sicuramente un tema privilegiato delle loro ricerche. E dunque ci siamo rivolti, come facciamo sempre, alle competenze. Allora, vi presento rapidamente, anche se con difficoltà, perché è difficile presentarvi rapidamente, Patrick Carlsen e Anna Tonelli, in ordine rigorosamente alfabetico. Patrick Carlsen, dopo essere stato ricercatore in storia contemporanea presso l'Università di Napoli Federico II, è oggi ricercatore presso l'Università di Trieste ed è inoltre direttore scientifico dell'Istituto regionale per la storia della resistenza e dell'età contemporanea nel Friuli Venezia Giulia. Ed è stato anche membro, lo ricordo, del consiglio di indirizzo dell'Istituto nazionale Ferruccio Parri. I suoi campi di ricerca principali sono la storia del comunismo internazionale, il rapporto tra intellettuali e totalitarismi, sul quale, se comprendo bene dalle sue note biografiche, sta lavorando tuttora, le culture politiche di frontiera nel Novecento, nell'Europa del Novecento. È autore anche lui di moltissimi lavori sul confine orientale, ricordo, Frontiera Rossa, il PC, il confine orientale, il contesto internazionale, volume pubblicato da LEG nel 2011, e poi tengo a ricordare anche una preziosa biografia di Vittorio Vidali, sottotitolo Vita di uno stalinista, pubblicato dal Mulino nel 2019, volume che ha già avuto una seconda edizione ed è stato peraltro tradotto in lingua slovena. Anna Tonelli è una carissima amica e professore ordinario di storia contemporanea presso l'Università di Urbino Carlo Bo.
dove peraltro ha ricoperto e ricopre importanti ruoli istituzionali. È stata o ed è tuttora, non sono sicura, Anna, prorettrice delegata rettorale, è direttore scientifico dell'Istituto di Storia Contemporanea della provincia di Pesaro Urbino e gli ambiti della sua ricerca sono davvero molto ampi. Si è occupata di storia sociale e politica, direi con aperture importanti e molto originali sulla storia culturale, grandissima attenzione alle questioni della mentalità, del costume, della memoria, dei sentimenti, grande esperta di storia del comunismo per tantissimi suoi lavori, davvero importanti. E fra le numerose pubblicazioni segnalerò soltanto le ultimissime monografie, quindi ricorderò per un volume intitolato Per indegnità morale, il caso Pasolini nell'Italia del buon costume, pubblicato dalla Terza nel 2015. E ancora A scuola di politica, il modello comunista di Frattocchie, pubblicato sempre dalla Terza nel 2017, e da ultimo un volume che anch'esso, come nel caso di Patrick, intorno a Vidali, affronta il tema delle figure, un tema biografico. E questo mi pare interessante, il fatto che ambedue vi siate rivolti anche alla storia di singole personalità del mondo comunista. Questo volume è intitolato Nome di battaglia e stella, Teresa Noce, una donna comunista nel Novecento, pubblicato da Le Monnier nel 2020. Quindi il mio compito si ferma qui per il momento, quindi do subito la parola a Patrick Carsen per le sue osservazioni, le sue domande, insomma la sua presentazione. Grazie Patrick. E vi ringrazio naturalmente Patrick e Anna per aver accettato di partecipare a questa presentazione. Grazie di cuore. Ma ci mancherebbe, è stato davvero un piacere, grazie a te, grazie all'Istituto Parri per avermi invitato a condividere questo momento di discussione. Grazie anche a Gianluca, mi permetto di chiamarlo per nome, anche se non ci siamo mai Certo. incontrati, perché dopo la lettura del suo libro lo sento collega in un modo molto vicino. E quindi mi viene naturale, insomma, dargli del tu. Lo ringrazio perché credo abbia scritto un libro prezioso che non solo è una ricognizione storiografica puntuale e ricca sul comunismo, nella complessità dei suoi significati, delle sue manifestazioni nella storia, ma è anche credo un intervento molto competente nel dibattito pubblico, non solo italiano, internazionale, sul problema delle memorie, sul problema delle memorie pubbliche e del loro ruolo cruciale nel ridefinire le identità collettive. Da un lato, Gianluca, per tutto il testo, insomma, lungo tutto il libro, evidenzia molto bene il bisogno continuo di distinguere la pluralità dei contesti, delle espressioni assunte storicamente dal comunismo, così come le specifiche modalità della violenza comunista, ma anche le continuità, le discontinuità fra marxismo, leninismo, stalinismo e delle altre forme di comunismo al potere. Dall'altro tiene ferma l'esigenza di individuare le analogie, cioè il nucleo ideologico e di prassi politica che fu il patrimonio comune di quelle esperienze. Per esempio, insomma, la rivendicazione della necessità di una violenza epurativa per inseguire questa utopia di una società coesa, antipluralista, antiumanistica, ma per certi versi anche antimoderna, come insomma lui stesso scrive, no? Se leghiamo il concetto di modernità alle forme della modernizzazione liberal-capitalista. E dall'altro lato il libro tiene al centro e sa, a mio parere, maneggiare molto bene, sa maneggiare a dovere uno degli aspetti forse più scivolosi del problema, no? Cioè il carattere tragicamente ambivalente del comunismo, che è stato
feroce e criminosa utopia, ma anche al contempo un ideale di emancipazione, un ideale di riscatto. Ed è così che fu percepito e vissuto da milioni di militanti nel mondo, uomini e donne. Malgrado, no, le radici, che giustamente Gianluca sottolinea, le radici irrazionaliste, le radici nichiliste del leninismo, lo hanno vissuto come un movimento capace di collegarsi agli ideali illuministi e progressisti di uguaglianza, di giustizia sociale, di rinnovare le idealità e le battaglie del radicalismo di sinistra, non solo europeo, diventando proprio in questo modo la forza protagonista della resistenza contro il nazismo, il fascismo, delle lotte anticoloniali, di liberazione della donna, di liberazione nazionale in Asia, in America Latina. Questa ambivalenza, no, che in fondo diversi autori, anche insomma assolutamente prestigiosi, hanno poi voluto ridurre a una dimensione di inganno, di menzogna, che insomma va andando così a negare, no, quel carattere emancipatore del comunismo che per milioni di militanti non è stata una bugia, ma una realtà storica, parte del loro vissuto. E a mio parere questo, un approccio riduzionista, un approccio semplificante, che forse svela un'insensibilità, un'insensibilità che mi pare faccia il paio con quella assenza di empatia che giustamente denuncia Gianluca nelle prime pagine del libro, quell'assenza di empatia di quanti continuano a farsi sordi all'esperienza di chi invece a causa del comunismo ha patito persecuzioni, ha patito sofferenze, ha patito lutti. Ecco, da questa sordità reciproca, che poi forse è l'ostacolo, no, che sta al cuore delle difficoltà nella comprensione, nel dialogo fra le due metà dell'Europa, l'Europa un tempo divisa dalla guerra fredda, vorrei un attimino partire da qui per fare così un paio di brevi considerazioni. Allora, l'autore riflette sul diffuso disequilibrio nel riconoscimento e nella conoscenza dei crimini del comunismo e del nazismo. È un po', mi pare, Gianluca, l'assunto di base, ecco, no, del tuo libro. Un disequilibrio che esiste nonostante l'avanzare degli studi sul comunismo, nonostante il livello delle ricerche, del lavoro delle fondazioni, come ricordava prima giustamente Antonella, degli istituti. Tutto questo lavoro naturalmente rende difficile dare per buona, no, quella vulgata della congiura del silenzio che da più parti, da destra fondamentalmente, si continua a lamentare. Ecco, forse più che la difficoltà a riconoscere e il ritardo nel conoscere i crimini del comunismo, e peraltro concordo pienamente che questa conoscenza sia un requisito essenziale, per la crescita civile delle nostre società, per la maturazione democratica delle nostre società. Ecco, quello che forse io vedo è più che altro una resistenza a considerare quei crimini, i crimini del comunismo, equivalenti a quelli del nazismo e del fascismo. Un'equivalenza, che a mio modo di vedere, è come un'insidia, diciamo così, implicita nella categoria di totalitarismo. Insomma, quella categoria che poi è il concetto che le istituzioni dell'Unione Europea usano da tempo come possibile, auspicato, no, terreno d'incontro fra le memorie divergenti d'Europa, in maniera esplicita, in maniera quasi acritica. È una categoria, quella di totalitarismo, che,
sconta, a mio parere, un gravissimo vizio d'origine, che è quello dell'uso politico, che ne è stato fatto durante la Guerra Fredda, nella cultura euroatlantica, con la finalità, insomma, non nascosta, di accomunare all'interno di questo stesso idealtipo, no? Il nemico di ieri, il nazifascismo, e il nemico del presente, il comunismo sovietico. Ma che, insomma, nelle scienze sociali, come strumento d'analisi, è riuscita, secondo me, a sottolineare sì le simmetrie che esistono dal punto di vista politologico e che sono innegabili fra i due tipi di regime, cioè il partito unico, il culto della leadership del capo, il ruolo della polizia segreta, del terrore, eccetera, ma che per il resto mi pare abbia prodotto e continua a produrre più confusione che altro. Perché è una categoria che non si è mai liberata del tutto da questo vizio d'origine e che tende quindi non tanto a comparare, che è l'ingrediente, insomma, uno degli ingredienti fondamentali nello studio della storia, basato però sul metodo della distinzione in primo luogo, ma per sua natura a equiparare, a unificare, direi, e non a distinguere, appunto. Laddove, come ha detto, e insomma mi fa piacere anche che Gianluca lo riporti nel suo libro, no? Che mi sembra una formula delle più efficaci, Gerd Koehnen, che studiare e conoscere il nazismo e il comunismo staliniano, in questo caso, significa rendersi conto del loro parallelismo, non della loro identità. E questo appiattimento, di fatto, inoltre, naturalmente, qui, insomma, adesso vado a chiudere. Questo appiattimento di fatto è incoraggiato naturalmente dall'assunzione del punto di vista delle vittime come paradigma attorno al quale edificare le politiche della memoria. Un paradigma vittimistico che sta al centro delle varie leggi del ricordo e della memoria istituite, insomma, dai paesi europei, compreso il nostro paese, dopo la svolta dell'89-91. Ed è questo rischio dell'equivalenza storica e anche direi dell'equivalenza in fondo morale, che mi pare in genere si rifiuti, perché va a cozzare con la percezione, con l'idea, che secondo me continuano a essere storicamente fondate, della Shoah come buco nero ineguagliato, per tornare a usare le parole di Primo Levi. Attorno, insomma, alla Shoah si è rifondata la coscienza collettiva delle società occidentali dopo la Seconda Guerra Mondiale, da cui deriva l'antifascismo come pilastro ideale di quella rifondazione e la presa d'atto che anche i comunisti, no, nel bene e nel male, hanno avuto in quella storia, nella storia dell'antifascismo. Ecco, queste sono le cose che come dire, mi premeva di più dire. E magari poi torniamo a discutere di alcuni pezzi. Grazie, grazie Patrick. Queste notazioni sulla difficoltà, sulle difficoltà che la categoria di totalitarismo produce mi sembrano davvero molto, molto rilevanti. Sono curiosa di sentirne parlare ancora. Allora, adesso do la parola direttamente ad Anna, quindi prego Anna. Sì, grazie. Intanto ringrazio il Parri, Antonella, mia carissima amica, ribadisco pubblicamente, e Patrick, appunto, che anche lui col quale abbiamo avuto altri modi di discutere questi temi e appunto saluto e conosco in questo momento l'autore di questo libro che ci permette davvero di fare alcune discussioni serie su temi che appunto troppo spesso vengono semplificati, soprattutto sul grande pubblico.
E qui faccio una piccola provocazione che nulla ha a che fare con l'autore, che ha fatto, e ribadirò tra un attimo, un lavoro meritorio, preciso, molto rigoroso e quindi molto bene. E mi convince meno questa idea di fare una collana sulla storia alla prova dei fatti, no? Nel senso che qualsiasi libro di storia, quindi un saggio di storiografia, è sempre animato da ricostruzioni scientifiche dei fatti. Poi è vero che molto spesso i libri di storia seri non arrivano al grande pubblico e quindi ben vengano le collane delle case editrici che si pongono questo tema, ma io sono della vecchia guardia, faccio outing e vengo appunto dall'Università di Bologna, mi sono formata con Mariuccia Salvati, con Lucio Gambi, con Valerio Marchetti, quindi seguo, diciamo così, questo percorso dal quale non mi sono mai allontanata, insomma. E ciò detto, appunto, questo è comunque un libro importante, non solo per il grande pubblico, ma perché mette in chiaro alcuni concetti già in parte illustrati da Patrick, sui quali anch'io mi soffermerò, che ci permettono di uscire da quello che è spesso il buco nero della semplificazione, no? Le contrapposizioni facili, la spiegazione della superficie, la fotografia solo di una parte, no? Anche Patrick l'ha appena detto, e quindi provare a decodificare e a appunto smussare tutte queste motivazioni è sicuramente un obiettivo importante. A questo si aggiunge un altro valore del libro e del ruolo, anche io ti darò del tu, di Gianluca, proprio come studioso e formatore, no? Che ha questo approccio molto legato alla memoria. E quindi, per esempio, il capitolo sulla topografia ragionata della memoria con i luoghi, i musei, i monumenti e i memoriali tengono viva questa memoria dei crimini comunisti novecenteschi, e anche questo è molto utile sia appunto alle scuole, un pubblico giovane, ma credo appunto per allargare questa coscienza civile che è sempre necessaria come passo per interpretare la storia e il nostro vivere quotidiano. E adesso entro nel merito di alcuni punti appunto già in parte anche toccati da Patrick, quindi siamo stati tutti e due colpiti dalle stesse cose, quindi vuol dire che probabilmente il filo che segue Gianluca l'abbiamo percepito entrambi allo stesso modo. E quindi, per esempio, mi convince molto la chiave di lettura che il comunismo non può essere trattato come un fenomeno unitario e nello stesso tempo neanche parlare in maniera appunto più banale, semplificatoria, dei comunismi. Ma è importante scendere nei contesti geografici e sociali diversi, sia anche perché si sviluppano in periodi cronologici diversi, ma anche perché alcuni circoscritti nel tempo hanno caratteristiche, caratteri diversi di quelli di più lunga durata. Quindi non basta individuare un codice genetico, no? O una radice rivoluzionaria, un'unica radice rivoluzionaria per spiegarli, ma vedere le specificità, e questo è appunto il lavoro dello storico e viene emerge con forza nel saggio di Gianluca. Ed è
ovvio che è innegabile, e su questo non abbiamo bisogno di spendere troppe parole, che un tratto comune è proprio quello non solo dell'uso della violenza, ma della violazione dei diritti umani, no? E quindi la legittimazione del nemico, anche qui sono stati scritti molti importanti lavori, a partire anche quello del nostro direttore scientifico, no? E l'idea della legittimazione del nemico, cioè Filippo Foscardi, verso il quale appunto poi attuare e legittimare le aggressioni di tipo imperialista nel passato, con appunto evocazioni che ci sentiamo ripetere anche qui troppo superficialmente nel nostro presente. E quindi non ci deve essere alcun tipo di automatismo o equazione precostituita, perché non è il comunismo e l'ideologia comunista che porta necessariamente alla repressione e all'autoritarismo. Certamente i crimini ci sono stati e le campagne purative sono sotto gli occhi di tutti, ma non come prodotto naturale, non come risultato naturale di questo ragionamento, ma appunto da spiegare ciascuno nel proprio contesto. E questo vale appunto sia nello stesso contesto per periodi differenti, cioè il terrore bolscevico e il grande terrore staliniano, che ovviamente hanno dei punti di legame, ma non sono l'uno il prodotto dell'altro, no? Quindi l'apertura, per esempio, degli archivi di Mosca degli anni 90 hanno prodotto e continuano a produrre ricerche ben chiare da questo punto di vista, no? Per sottolineare le specificità. L'altro punto, che ovviamente mi trova molto d'accordo con Gianluca, è quello appunto di non limitarsi al macabro bilancio dei numeri dei massacri, che peraltro vengono, no, ridotti o moltiplicati a seconda delle convenienze, a partire dai famosi 100 milioni di morti sulla fascetta, no, del libro nero del comunismo. Ma di capire appunto la lunga durata delle anche società comuniste dell'Est, che hanno altre autonomie, altre specificità, senza fare peraltro lo stesso errore appunto di evocare, questo è un punto che riprendo da Patrick, no? La famosa ambivalenza, di evocare questi modelli ideali, no? Tu Gianluca li chiami le nobili idealità, che mirano appunto all'oppressione economica, all'estensione appunto dell'uguaglianza, della giustizia sociale, facendo leva proprio sulla forza dei partiti e delle associazioni che hanno segnato appunto biografie e percorsi collettivi molto significativi. Appunto io mi sono occupata di Teresa Noce, Patrick di Vidali, e vanno proprio in questa direzione, no? Della traduzione di queste idealità. E sappiamo appunto che quel modello, quando prende la strada del totalitarismo da Stalin in avanti, ma anche nei paesi in cui spesso la realizzazione del socialismo rimane molto di facciata, poi si trasformano appunto in quei sistemi coercitivi, negando di fatto quelle possibilità appunto di riscatto delle classi popolari a cui si rivolgevano. Quindi non farsi impressionare dal computo dei numeri, ma nemmeno dalle visioni che appunto danno una fotografia parziale della realtà, no? Questi sono errori che si ripetono molto spesso in analisi frettolose e appunto nella
trasmissione anche dei significati del comunismo su larga scala. E dico un'altra cosa proprio legato anche a quello che diceva Patrick prima, no? Sull'equivalenza e su questo dibattito tra comunismo e nazismo che appunto Gianluca scrive hanno smesso di viaggiare su binari paralleli ma si intrecciano e si stimolano a vicenda. Ecco, io su questo sono un po' meno d'accordo, nel senso che soprattutto sul dibattito pubblico che ovviamente ha canali di trasmissione molto diversi da quelli della ricerca storica e si intrecciano inevitabilmente con l'aspetto politico e l'uso politico della storia. Questo intreccio diventa molto pericoloso, no? A partire dalla recente risoluzione del Parlamento europeo, sul quale, peraltro, sulla quale anche Gianluca si sofferma, l'importanza della memoria europea per il futuro dell'Europa, no? Dove viene fatta questa equiparazione tra i totalitarismi. Ecco, da questo punto di vista dobbiamo, e questo Gianluca lo sottolinea molto e credo che in questa sede sia ancora più netto doverlo ribadire, che non si può usare la storia per perseguire obiettivi politici del presente. Insomma, questo credo che sia il peggior servizio possibile che si possa fare. Quindi il compito degli storici è quello di ricostruire, interpretare, cogliere appunto continuità e discontinuità e non semplicemente fare le giustapposizioni come quasi sempre o perlomeno troppo spesso fa la politica, che appunto si serve strumentalmente della storia. Poi c'è tutto il grande capitolo, forse anche dell'incapacità degli storici di saper comunicare al grande pubblico, questo è anche una nostra evidente responsabilità. Però appunto già sottolineare questa esigenza appunto di avere in mano le redini della storia per poi spiegarla al grande pubblico, credo che sia un imperativo per tutti noi. E chiudo perché così anche con uno stimolo a Gianluca. Anche sul fatto che è stato affrontato poco, e gli chiedo anche le ragioni, tutta la parte del comunismo italiano, no? Che ha ovviamente una connotazione molto diversa da tutti gli altri, ma anche questo forse meritava un approfondimento. E chiudo con una riflessione che prendo e mutuo da Hobsbawm, quando scrive che il confine non è l'opposizione tra capitalismo e comunismo, fra democrazie e totalitarismi, bensì ciò che in termini ottocenteschi si sarebbe definito il progresso e la reazione, anche se appunto questi termini non sono più perfettamente appropriati, ma io ancora mi trovo pienamente d'accordo con questi due termini. Grazie. Grazie anche a te, Anna, per tutte le utilissime osservazioni e anche gli stimoli, anche critici, a Gianluca, al quale do immediatamente la parola in modo che possa avere il tempo di ragionare con noi, insomma di dialogare. Grazie. Grazie Gianluca, ti do la parola. Ok, grazie mille, grazie dell'invito, grazie di tutto questo, la presentazione e l'occasione per parlare di questo libro. Ho ascoltato segnandomi diverse cose, quindi siccome non ho preparato nessun tipo di intervento, diciamo, mio, vado dialogando, quindi vado toccando, diciamo, i punti che avete toccato, che avete menzionato, praticamente coprendo un po' tutti i punti principali del libro, quindi insomma mi devo un po'
ripeto alcune cose. Forse tornerei magari su, innanzitutto sul discorso della memoria. Sì, diciamo che io ho un'impostazione piuttosto pragmatica rispetto a questo tema. Magari ne parlerei anche un po' in maniera personale, nel senso che lavorando, abbiamo detto formatore, sì, insomma, fondamentalmente in luoghi che sono memoriali, no? Il carcere della Stasi o il museo dove c'era la sede centrale della polizia segreta, sono luoghi della memoria, luoghi appunto formazione civile e storica per persone spesso. Cioè, il pubblico è più vasto possibile, ma insomma moltissimo i ragazzi delle scuole, no? Quindi trovarsi, diciamo, quotidianamente, come mi trovo io, a dover spiegare che cos'è il comunismo o che cosa sono i comunismi, eccetera, insomma, in luoghi dove sono accadute determinate cose e dove spesso poi ti trovi a dover spiegare, o rispondere a domande che possono essere banali per chi insomma magari si occupa di questi temi in maniera approfondita, scientifica, con un certo sistema, diciamo, di analisi, a invece persone che osservano questi passaggi della storia senza conoscerli in profondità. Quindi la domanda non si parla mai dei crimini del comunismo, alle volte è una domanda. Ovviamente l'ho sentita porre tantissime volte in Italia e l'abbiamo detto con intenzione strumentale, lo dico proprio nella prima pagina del libro. Poi fondamentalmente questo viene superato perché poi passo ad approfondire la cosa. In Germania alle volte lo si sente dire perché ovviamente c'è una centralità assoluta della memoria dei crimini del nazionalsocialismo che va quasi, lo dico senza alcun una polemica, a fagocitare, diciamo così, la riflessione storica. Cioè è un centro proprio cardine di tutta la, come posso dire, narrazione, lettura, interpretazione storica che quindi viene presentata ai ragazzi delle scuole, eccetera. Penso non molto diversamente da come avviene in Italia con il fascismo, eccetera, forse in maniera più estesa o più serrata. E c'è però il fatto che la storia tedesca ha conosciuto poi anche, ha fatto anche altre esperienze nel secondo dopoguerra. Quindi c'è stata la necessità che forse altri paesi non hanno avuto, anzi sicuramente non hanno avuto, non l'ha avuta probabilmente l'Italia, la necessità di dover rispondere a questa domanda, cioè che spazio di memoria dare o che spazio dare anche nella riflessione civile, nella riflessione collettiva di una società, la persecuzione politica, l'esperienza della repressione, anche dura, nel passaggio successivo alla Seconda Guerra Mondiale, soprattutto nell'Est, quindi il regime del socialismo reale, insomma, il regime comunista della Germania dell'Est. Io ricordo all'inizio, quando cominciai a lavorare in questi luoghi, c'era un clima molto duro e i conflitti erano molto alla luce del sole, quasi fisici, direi, cioè una dimensione molto diretta di conflitto, ed riguardavano una gerarchia fra il comunismo e il nazismo, cioè chi è più importante in luoghi dal punto di vista delle vittime, come abbiamo detto. No, soprattutto. Quindi nei luoghi, la storia in Germania offre anche questo, luoghi che sono stati utilizzati come campi di concentramento e poi hanno conosciuto dal 45 fino all'inizio degli anni 50 una fase di riutilizzo della stessa struttura. Parlo del campo di Buchenwald, parlo del campo di Sachsenhausen. Riutilizzo da parte della polizia segreta sovietica, delle autorità di occupazione sovietiche, quindi dove si va a formare una stratificazione, un accavallamento, e quindi i conflitti che generavano questi luoghi, con il silenzio, diciamo, che c'era stato per tantissimi decenni. Nella Germania dell'Est non si poteva parlare dell'esistenza di un campo di internamento sovietico nello stesso complesso che era stato il campo di concentramento
concentramento di Sachsenhausen al nord di Berlino o nel campo di Buchenwald. Poi dopo il 90 si cominciò a parlare di questo, perché si poteva tornare a, diciamo, a toccare questo tema, a esprimere questo tema, quindi le vittime chiedevano di chiarire questa gerarchia in qualche modo, o comunque di dare in qualche modo uno spazio equivalente, ricordo questa espressione, uno spazio equivalente di memoria, no? E la Germania, lo dico nel libro, ed è un po' una delle cose che, insomma, metto in pratica in parte anche nel lavoro quotidiano, nel senso che mi tocca, da formatore che opera in Germania, bisognava trovare in qualche modo una formula per gestire questa, per sciogliere questa domanda di gerarchia e di conflitto fra queste due memorie in competizione, e quindi fu trovata questa specie di formula che chiamano la formula di Fauerbach, che è uno storico che lavora, se non ricordo male, a Bonn. Lui fece parte delle associazioni, delle commissioni parlamentari che andavano poi nei primi anni 90 a rivedere un po' tutto i crimini commessi dalla Germania dell'Est, o comunque le repressioni, considerare, insomma, la questione delle vittime, come supportarle, come organizzare questioni anche molto pratiche, i risarcimenti, eccetera. E lui propose una formula che ha avuto molto successo, cioè che ha avuto quasi una istituzionalizzazione, diciamo così, in Germania, cioè un consenso antitotalitario basato su due principi, cioè quando si parla del nazismo non si deve bagatellizzare, la parola bagatellisire in tedesco è praticamente equivalente a quella italiana, bagatellizzare il comunismo con l'esperienza dell'occupazione sovietica e poi del regime della Germania dell'Est. E quando si parla di comunismo o di quei regimi lì, non si deve in qualche modo far passare in secondo piano la centralità per il significato che ha la Shoah, i crimini del nazionalsocialismo, per la memoria non solo nazionale. Germania parla di memoria europea. E quindi questa formula mi è quasi venuto spontaneo, riflettendo molte volte anche su quelle risoluzioni del Parlamento europeo, insomma, di portare l'esempio della Germania, ma non come esempio nel senso che debba essere seguito ed esteso a tutta Europa, ma come esperienza, perché fondamentalmente ci troviamo di fronte a conflitti molto simili, ma estesi a livello, diciamo, continentale, tra la sensibilità occidentale che reclama determinati punti di forza, diciamo, dell'esperienza del comunismo come, per esempio, il comunismo italiano e l'esperienza del Partito Comunista Italiano, e dall'altra parte invece le esperienze dei popoli, diciamo, che stavano, chiamiamola così, sotto la cattività sovietica, quindi, insomma, dei regimi dell'Est. E io su questo penso che ci sarà molto da lavorare, perché è estremamente attuale e acuta la cosa. Viviamo in un'epoca di aperta strumentalizzazione della storia. Stiamo vivendo una guerra in cui chi l'ha scatenata praticamente motivando la guerra con delle fake news, sostanzialmente. Quindi vuol dire un utilizzo spregiudicato della falsificazione storica, addirittura per intervenire nella storia. Quindi da qui anche la necessità forse di libri del genere, nel senso che vadano a verificare, per ristabilire una base di fatti, che è sempre necessaria comunque a discutere di qualunque cosa, perché la storia non è fatta di opinioni, ma la storia cerca in qualche modo con metodi, la storiografia cerca con metodi di definire dei fatti intorno ai quali poi possiamo ragionare, si possono fare interpretazioni, eccetera, ma i fatti devono essere dei fatti, per puntellare i nostri ragionamenti. Il discorso del totalitarismo, sono in parte d'accordo che ha questo vizio di forma, questo vizio originale, anzi addirittura arrivo a dire che finché continueremo a avere questa specie di camicia di forza del confronto, e se faccio un ricordo di qua lo devo fare di là, quindi quasi se a dover in qualche modo riequilibrare continuamente, ci porta sostanzialmente fuori strada e siamo su binari che non arrivano da nessuna parte. Il mio pensiero è che io credo che
al di là del dibattito sulle teorie del totalitarismo, nelle loro varie impostazioni, il concetto di totalitario abbia ancora qualcosa da offrire, nel senso che ci dà ancora ha una sua potenzialità nel poter interpretare anche un certo spirito del Novecento, che mi pare sia stato interpretato anche dal comunismo partendo da Lenin, no? Cioè, in tutta questa che io ricostruisco nel libro fondamentalmente come una concatenazione, no? Una concatenazione storica con passaggi in cui poi ci sono adattamenti della teoria, eccetera, o dell'ideologia che muta nei vari contesti geografici, culturali, eccetera. Però mi pare incontestabile che ci sia un certo, una originalità nell'esperienza che parte da Lenin, e cioè nella volontà di rifare la società, o addirittura rifare l'umanità da un centro. E questa mi pare che investe tutta la società nella sua totalità. E quindi mi pare un'accezione dell'aggettivo totalitario, nel senso, prendendolo dalla parola, il toto della società, cioè il toto del tutto, che ancora sia molto calzante e identifichi molto bene quello che poi è un elemento centrale nella storia del comunismo, intendendo appunto poi tutta la sua pluralità di esperienze, un elemento molto forte. E lì credo che non sia inappropriato utilizzare il termine totalitario. Tra l'altro, anche poi facendo un confronto molto, come posso dire, quasi empirico fra... Ecco, poi questo è anche un problema molto grave, scusate se vado un po' a ruota libera, ma se io confronto il nazismo con il comunismo, quale sarebbe il termine di paragone del comunismo? Parliamo dello stalinismo, parliamo del comunismo sovietico fino al 45, fino al 53, quindi ci mettiamo dentro anche i bolscevichi, oppure stiamo parlando, di che cosa stiamo parlando? È molto complessa questa questione, non viene spesso sorvolata. Anche le risoluzioni del Parlamento europeo, io che ce ne sono due o tre, insomma, ricordo che si fa molta confusione terminologica, alle volte si parla di comunismo, alle volte si parla di stalinismo, quindi c'è una difficoltà a volere circoscrivere la cosa proprio per la complessità storica del fenomeno, che ovviamente attraversa il Novecento e quindi qualcosa di estremamente più vasto rispetto ai 12 anni, chiamiamoli così. I 12 anni del nazismo nella Germania, quindi circoscrivibile sia temporaneamente nella dimensione temporale che geografica, insomma. Questo è un po' un discorso. Allora, quando si fa questo confronto, volendolo limitare allo stalinismo o al comunismo sovietico, mettendoci dentro quella continuità complessa che c'è fra Lenin e Stalin. Bene, ci si rende conto molto velocemente, in realtà, con una indagine appunto empirica molto, molto rapida, molto semplice, quasi superficiale, che la trasformazione sociale a cui ambisce il comunismo è molto più profonda di quella del nazismo, che ha ovviamente una violenza rivolta verso, in una sua componente, verso l'interno perché è purativa, ma soprattutto verso l'esterno. Senso, ideologia di conquista, eccetera, e basata sul razzismo, eccetera. Il comunismo ambisce a trasformare profondamente la società, quindi rispetto alle persone che vivono in una società e che vengono fatte oggetto di quello che chiamiamo esperimento di trasformazione, è molto più totale ed è molto più totalitario. Non vuole essere una provocazione, semplicemente un approccio diverso o una proposta, diciamo, di riflessione su questo, per uscire un po' fuori magari da degli schemi che spesso ripetiamo, no? È chiaro, la teoria del totalitarismo ci porta ci dà la possibilità di confrontare dei sistemi, anche se riusciamo a limitarli, appunto, limitiamo allo stalinismo, poi ci limitiamo a constatare il parallelismo istituzionale, il ruolo della polizia segreta,
culto della personalità, eccetera, però si potrebbe cercare di uscire, diciamo, da questo automatismo. Questo forse potrebbe essere un punto per salvare qualcosa di una teoria che, al di là dell'uso che se n'è fatta e quindi della valenza che ha acquisito negli anni della Guerra Fredda, mi pare che abbia ancora un potenziale. Poi c'era l'altro discorso che trovo molto interessante, che è quello del comunismo e i comunismi. Quindi io dicevo, entrambe le cose, va trovato un equilibrio fra entrambe le dimensioni, in qualche modo, no? La sua diffusione geografica attraverso i contesti culturali ci deve portare a parlare al plurale, ma non è errato in qualche modo poi sintetizzare questo se appunto si va a ricostruire questa concatenazione, cioè partire si può partire ovviamente vari punti, le storie del comunismo che vengono scritte, che mi sembra che la maggior parte delle quali vengono un po' dall'area anglosassone. Partono alle volte da Marx, alle volte solo da Lenin, alle volte vanno addirittura indietro, la rivoluzione francese, o c'è chi è partito dal comunismo, nel senso le forme di comunismo che ci possono essere nelle società preistoriche, eccetera. Quindi dipende da poi da dove si vuole partire, però una concatenazione storica che mi sembra molto chiara è questa rottura di Lenin rispetto al movimento operaio, alla seconda internazionale, perché è un solco, una rottura molto chiara, chiaramente riconoscibile. Ricostruire questo contesto storico entro il quale questo avviene e ci fa capire come ogni forma che ha preso l'ideologia e diventa anche questa al plurale, nei vari contesti ha assunto delle caratteristiche assolutamente proprie, sia perché si è andata a intrecciare con un contesto culturale diverso, quindi con componenti culturali che gli hanno dato una direzione diversa, e sia appunto dell'epoca, nel senso quali erano le ansie urgenti di quell'epoca lì, no? E sono molto diverse quelle che avvertiva Lenin rispetto alla riflessione originaria che poteva avere fatto Marx o a quella che poi si trova a fare Mao, no? Molto interessante ragionare, per esempio, sul fatto che Mao sostanzialmente di Marx sapeva molto poco, quindi fondamentalmente si palesa questo carattere di utilizzo dell'ideologia, chiamiamola marxista, come strumento per arrivare da un'altra parte, cioè nel caso del maoismo, per rifare l'impero cinese sostanzialmente, o per ricostituire o ricostruire un potere diverso sotto insegne differenti, in qualche modo. Lo troviamo anche in altre esperienze, lo troviamo nell'Etiopia di Mengistu, eccetera, oppure ci sono altri regimi, anche quelli comunisti dell'area africana, no? Che hanno abbracciato queste ideologie spesso per orientamenti locali propri, la politica, dei meccanismi locali, eccetera. Quindi quasi un comunismo non per raggiungere un comunismo nel senso di società diversa, ma un comunismo come strumento per arrivare ad altro, gestione del potere. È lì che troviamo però anche la radice della violenza e scopriamo che la violenza non è, la radice non è unica, ma la violenza che ci sembra così palese come risultato di una emanazione quasi di un'ideologia, appunto come il risultato a cui deve arrivare questa cosa, perché si applica in vari contesti e arriva sempre alla stessa violenza. Questo automatismo in realtà non esiste. La violenza ha caratteristiche sue proprie in ogni contesto in cui si va a esprimere, ed è forse addirittura lo chiamerei un elemento molto enigmatico. Cioè, come questa violenza viene a essere esercitata, per quali motivi, con quale intensità, con quali meccanismi anche la violenza comunista viene poi a cessare, per esempio, o viene smorzata o viene modulata in vari modi, no? Pensiamo, per esempio, al passaggio dallo stalinismo fino alle scelte che fece Khrushchev. Di bloccare, diciamo, in qualche modo un certo tipo di meccanismo, è una modulazione diversa della violenza, meccanismi che ritroviamo poi nel contesto asiatico, ma con dinamiche diverse.
la modulazione diversa della violenza nei regimi realsocialisti, che sono passati in genere da una violenza molto forte nella fase iniziale per omologare la società, fino a una violenza che poi diventa sempre più sottile, più sistemica anche, ma molto più silenziosa nei decenni successivi. E sono dinamiche proprie dei singoli contesti storici, insomma. Quindi il discorso è molto complesso, e questo è il ragionamento che ho provato a fare io nel libro, è cercare appunto di rendere comprensibili tutti questi fenomeni nella loro pluralità. Volevo dire ancora un'ultima cosa brevissima su nazismo e comunismo. La riflessione storiografica, soprattutto in Germania, ha cominciato a dialogare, nel senso, io ho visto spesso, ho assistito spesso a dibattiti in cui storici del comunismo, per esempio, storici del comunismo sovietico, soprattutto, dialogo con storici del nazionalsocialismo. Ricordo qualche anno fa Norbert Frei, che è un storico del nazionalsocialismo molto importante, dibattito bellissimo con Jörg Babarowski, che è dell'università di lavora all'Università di Berlino, alla Humboldt Universität, e lui è uno storico del comunismo molto, insomma, molto importante. E si notava come, insomma, c'è un intrecciarsi, nel senso un interfacciarsi in realtà. Perché la storiografia del comunismo acquista la sua, ovviamente il comunismo non tutto, ma nelle vari contesti regionali acquista una sua sicurezza anche, insomma, non ha più bisogno solo di dover lavorare sempre con questo confronto continuo, ma ha i suoi strumenti, ha trovato anche la sua specificità, cioè la possibilità di individuare le specificità di quella storia. E quindi può interfacciarsi in maniera più sicura con gli storici del nazionalsocialismo. I risultati sono molto, molto interessanti. Può essere che invece in altri paesi o in altri contesti questo tipo di meccanismo sia molto più difficile, più delicato o addirittura tabù, perché voglio dire, dove rimane ancora, non lo so se sia così, la mia impressione. Non stando completamente immerso nel contesto italiano, è che ci siano ancora una forte influenza, diciamo, di ideologia del passato, nel senso della mitologia ideologica del comunismo, che ha ancora una certa presa. E quindi questo va un po' a limitare, insomma, gli spazi di agibilità di questo tipo di discussione. Questo mi andava di precisarlo ancora. Vorrei sentire se ci sono magari altre domande o. Allora, al momento non ci sono domande da chi ci ascolta e quindi la farei io una domanda, Prego. un'osservazione molto, diciamo, molto superficiale, lo premetto, quindi non è una domanda alla quale ho sufficientemente pensato, però rilancio al tempo stesso l'ultima cosa che diceva. Che diceva Gianluca, vale a dire la questione della mitologia del comunismo, si è appesa ancora in Italia, questa la rilancio a Patrick e Anna, questa osservazione. Allora, la mia domanda è questa: si è consumato qualcosa dal punto di vista del percorso che vi è stato fra il libro del comunismo, quindi 1997, da cui sostanzialmente parti, e la risoluzione europea del 2019? Questo dico in chiave generale, non focalizzandosi sul caso tedesco, che mi pare un caso piuttosto straordinario, nel senso che al di là degli investimenti che lo Stato ha fatto, e nell'ambito del dibattito pubblico, dello spazio pubblico, della memoria, chiamiamolo così, tra virgolette, memoria, diciamo, c'è un investimento che ho l'impressione non sia comparabile con altri casi europei, sicuramente non con l'Italia, ma neanche con la Francia, che pure è un paese che io conosco bene, in cui lo Stato ha investito, investe. Però probabilmente ciò che è stato fatto in Germania, per tante ragioni che tu conosci, non è comparabile. La stessa cosa che dicevi proprio alla fine, vale dire questo dialogo, no?
fra studiosi del nazionalsocialismo e studiosi del comunismo è estremamente innovativo e originale, è comparabile con altre, con altri contesti europei, di questo non sono sicura. Certo che da studiosa della Russia e dell'Europa orientale, il modo in cui la storia del comunismo viene letto in quei paesi è completamente strano al modo in cui lo si legge nell'Europa occidentale, quindi lì non c'è possibilità di dialogo, a mio avviso, almeno per il momento, e nel, diciamo, pensando al presente, questa possibilità di dialogo è davvero di là da venire. Poi l'altra cosa è in relazione a quello che diceva all'inizio Patrick intorno a questo paradigma vittimistico, insomma il paradigma delle vittime. Ecco, forse in questo percorso che si è consumato fra il 97, ammesso che sia vero, insomma lo pongo come domanda, questo percorso fra il 97 e il 2019, forse questo paradigma vittimistico oggi lo vediamo addirittura nel modo in cui Putin giustifica la guerra. È per molti versi una giustificazione di carattere difensivo, eh? È totalmente difensivo il modo in cui legge la storia. E quindi questo paradigma vittimistico è responsabile di qualcosa rispetto al modo in cui oggi facciamo la storia o si ragiona della storia del comunismo? Quindi domanda insomma un po' abbozzata, però ci rifletterò ancora questo problema. Rispondo io? Tra l'altro mi vedete perché non vedo più la mia immagine. Adesso non ti vediamo più, però ti sentiamo. Aspetti, sei sparito Gianluca, ma penso che forse si è disconnessa la webcam, domanda, perché a me la dà funzionante, quindi... Sembra, ma mi dà funzionante, quindi non saprei. Prova a riattivarla, vediamo se si riavvia. Se no, intanto rispondi, insomma, siamo in chiusura comunque. Non riesce, va bene, io rispondo intanto. Non lo so se sia successo così tanto, io sarei, non lo so, forse la mia percezione, appunto, stando in un contesto che ha fatto un certo tipo di esperienze, di percorso, e lo propone anche, diciamo, come modello, assolutamente senza imporre nulla, ma insomma con esperienza, mi riesce difficile essere troppo pessimista, nel senso mi sembra che ci siano delle potenzialità. E il problema è, sì, l'est europeo credo che andrà anche peggiorando nel prossimo futuro. Anche se gli storici non dovrebbero fare troppe previsioni sul futuro perché non è nella loro materia, però l'irrigidimento su posizioni nazionalistiche, eccetera, che vedremo probabilmente per reazione a quello che sta accadendo non renderà più semplice il lavoro. Ci sono queste tendenze che sono molto chiare, che sono venute fuori indipendentemente dal 97, cioè dal lavoro che si fece con il libro nero del comunismo, che tra l'altro era composto di alcuni saggi di altissimo valore. Il problema era la costruzione complessiva e il messaggio, diciamo, di sintesi che si andava a fare, o che fece Courtois fondamentalmente, tra l'altro poi contraddetto dai suoi stessi autori, dei saggi, eccetera. Fece un pessimo servizio per vari motivi, ma le tendenze hanno probabilmente di strumentalizzazione politica, di etnicizzazione, no, dei crimini del comunismo nell'Europa dell'Est, sono diventati una specie di ogni paese si sceglie i suoi, costruisce una narrazione vittimistica, nel senso trasferendo qualsiasi responsabilità sostanzialmente al dominus russo, e l'Unione Sovietica viene presentata esclusivamente come una prigione dei popoli. Ovviamente è una narrazione semplificata, strumentale, che risponde a interessi politici e che viene portata avanti. L'abuso del concetto di genocidio, che tra l'altro
o di pulizia etnica, eccetera, sappiamo benissimo che non avviene solo nell'Europa dell'Est, perché l'abbiamo conosciuta e la conosciamo in Italia con la vicenda delle foibe. Quindi sono tendenze generali che però ovviamente hanno una connotazione, una valenza più forte nell'est europeo, perché l'est europeo viene appunto da determinate esperienze storiche, un processo di ricostruzione dei paesi che appunto escono in parte quelli dell'est, diciamo dell'Europa dell'est, non membri dell'URSS, con appunto di uno stato di cattività dal quale si sono liberati e quindi vanno a utilizzare questo tipo di costruzione memoriale e lo fanno però anche alcune ex repubbliche sovietiche, insomma anche la stessa Ucraina, no? Riposizionando completamente la storia nazionale rispetto alla storia sovietica. Al momento sì, non si vede grande dinamica di superamento di questo, però un po' bazzicato la letteratura di alcuni paesi, nuovi storici, eccetera. Ho citato nel mio libro, questo libro qui, questo Mika Kopecek, che è uno storico abbastanza giovane della Repubblica Ceca, insomma, che in realtà riflette in maniera molto, molto netta, molto chiara sull'utilizzo della categoria del totalitarismo nei paesi dell'Est. Questo cosiddetto usable totalitarianism, come lo chiama lui, che ha radici profonde storiche nella storiografia della dissidenza, quindi ha una sua chiara radice, però come appunto modello assolutamente da superare, e propone vari percorsi che potranno anche avere un loro sviluppo nei decenni futuri. Quindi lì vedo delle potenzialità. Questo però bisogna dire deve avvenire in parallelo anche dall'altra parte, nel senso anche le memorie occidentali si devono in qualche modo aprire appunto verso le esperienze e le sensibilità dell'Est con tutta la, insomma, la come posso dire, senza snaturare quello che sono certe basi che possono essere insomma molto importanti, però aprendosi a quelle sensibilità. E le potenzialità ci sono soprattutto quando si riconosce qual è il problema e quindi in qualche modo poi si possono provare a trovare delle soluzioni. Io direi quasi che questo sarebbe un po' un compito degli storici rispetto a questo, a cercare di fornire il più possibile indicazioni, no? Su come si possano anche dialogare questi tipi di queste memorie diverse, insomma. Perché poi fondamentalmente si possono anche incastrare in molte loro componenti, non sono del tutto solo assolutamente antitetiche. Questa è un po' la mia opinione. Patrick. Sì, giusto per fare anche un po' un'altra domanda. Intanto, proprio a proposito di queste ultime parole di Gianluca, il dialogo fra le memorie è difficilissimo e mi pare che non dipenda tanto, sì, dipende naturalmente dal significato diverso che si attribuisce alla memoria del comunismo, ma credo dipenda soprattutto che il fossato sia fatto dall'antifascismo. Cioè, prima ancora che dal comunismo, dalla concezione dell'antifascismo che è difficilmente conciliabile. Cioè, l'antifascismo nell'est Europa, nell'Europa comunista, era l'ideologia con cui si è costruita quella cappa, no? Cioè, i regimi polizieschi si fondavano sull'ideologia dell'antifascismo. Cosa che noi come europei occidentali, non è un'esperienza che non ci appartiene e anzi. Mentre è ovvio e scontato essere anticomunisti nell'est Europa, non è ovvio e scontato essere anticomunisti nell'Europa occidentale. Perché il comunismo è una parte ineliminabile dell'antifascismo, cioè piaccia o meno. Il nodo è, secondo me, questo qui. Quanto alle memorie vittimistiche, anche lì io volevo chiedere a Gianluca, ma non c'è sempre il rischio che questo paradigma vittimistico, di fatto va bene, ha un valore risarcitorio, e da qui può discendere una maturazione, una crescita della collettività.
Quando faccio mio il dolore dell'altro, un'esperienza dolorosa dell'altro. Ma d'altro lato mi chiedo, il paradigma vittimistico non scivola per forza di cose anche in un atteggiamento revanscista? Cioè, questa è alla fin fine, se io la sofferenza la metto al individuale, soggettiva, la metto al centro di una politica pubblica, io non faccio altro, mi domando, che rinfocolare costantemente quella sofferenza e a riproporre le contrapposizioni che l'hanno prodotta in origine. E questo è un rischio molto forte che secondo me, al di là delle buone intenzioni che ci sono state nella volontà, nell'intenzione di promulgare la legge sul ricordo, a proposito, appunto, io parlo dall'Osservatorio del Confine Orientale, dell'Alto Adriatico, diciamo così, ma al di là delle buone intenzioni, anche degli sforzi che facciamo, noi come Rete del Parri, no? Anche l'Associazionismo Democratico Istriano, no? Applicare un senso nell'applicare questa legge, vediamo che nel tritacarne del dibattito pubblico questa legge rinfocola discorsi nazionalisti e revanscisti. Allora, volevo sapere un po' che cosa ne pensi tu di questo. Sì, c'è il pericolo di limitare, diciamo, il discorso a una dimensione personale e soggettiva, di esperienze soggettive, darle una centralità nel discorso e quindi sì, insomma, rinfocolare. Penso che comunque si possa cercare di ragionare sulle dinamiche che generano fenomeni di repressione sistematica, la violazione dei diritti umani, come questa va a verificarsi, come questa viene pensata e messa in atto, come matura in vari contesti, e cercare di capire queste dinamiche anche al di là dei singoli sistemi politici. Questa, secondo me, è la chiave che crea la possibilità poi di riempire questi spazi con le storie personali. Perché, e non voglio riproporre il confronto, eccetera, ma io frequento le storie di persone deportate nei campi di concentramento esattamente come seguo e mi toccano. E mi impressionano le vicende di persone incarcerate per motivi politici nell'Ungheria o nell'Unione Sovietica o nella Germania dell'Est, e provo a capire le specificità di tutte queste esperienze, ma riconosco anche elementi di contatto molto forti che fanno parte di una storia che è plurale, cioè le memorie europee, le esperienze storiche europee sono una pluralità, si possono declinare sempre solo al plurale. E questa pluralità deve essere uno spazio di dialogo e di interfacciarsi continuo di tutte devono avere il loro diritto di essere in qualche modo, di essere raccontate, anche quando sono contrarie. Quando si rimprovera agli estoni o ai lettoni di ricordare solo di essere stati deportati in Siberia, ma non che lettoni e estoni sono stati nelle SS che hanno in qualche modo sostenuto anche questo, non viene taciuto nei paesi baltici, ma ha uno spazio molto limitato perché è in qualche modo fuori dal canone ufficiale e fuori dalla narrazione ufficiale. Ma non viene negato, quindi quello c'è. Significa semplicemente trovare uno spazio maggiore a tutto questo. E questo può avvenire solo se subentra anche una certa serenità nel racconto di queste cose. Forse quello che siamo riusciti a raggiungere in Italia, in Germania, e parlo adesso in plurale, mi sembra che
insomma, mi identifico in questo, ma in realtà è solo per un contesto nel quale mi muovo e che apprezzo, e quindi chiaramente ne ho acquisito alcuni principi. Ma c'è una, non totale, perché non potrà mai essere totale, ma vasta serenità nel raccontare sia l'uno che l'altro, e addirittura i momenti in cui queste storie si incrociano, eccetera. E qui vengo a toccare anche un altro punto. Sì, l'antifascismo, sono d'accordo ovviamente, ma noi dobbiamo trattare anche i punti di contraddizione, e io li ho chiamati nel libro di complementarità, quando nazismo e stalinismo sono stati complici nella storia. Può essere il patto Hitler-Stalin, come può essere una complicità fra il Partito Comunista Tedesco e il movimento hitleriano nell'abbattere la Repubblica di Weimar, o nel in qualche modo debilitarla. Quindi quelli sono passaggi molto delicati, dove questa completa contrapposizione nazismo e comunismo, in qualche modo, o stalinismo, si è andata a sfumare, e ci sono delle ragioni storiche e forse addirittura anche strutturali in qualche modo. A me è impressionato moltissimo l'ultimo libro che ha fatto ricordo, Susanne, Weber, Claudia Weber, che è uscito anche in traduzione italiana sul patto Hitler-Stalin, andando a fare una cosa che finora non aveva fatto nessuno, cioè andasse a cercare le carte di queste commissioni miste che vennero organizzate per gestire le deportazioni, l'uno da una parte e l'altro dall'altra parte, della Polonia che veniva spartita. Sono ovviamente documenti agghiaccianti, ma che sorprendono per l'assoluta sintonia con cui vengono prese quelle decisioni, quasi andare a manifestare una, tedesco si dice Wesensgleichheit, cioè di comunanza di essenza, del modo di essere in qualche modo. C'è una sintonia nella ragione profonda del muoversi dell'uno e dell'altro sistema in quella situazione. E quindi questi sono anche dei passaggi fondamentali. Le conseguenze del patto Hitler-Stalin per la storia dell'Unione dell'Europa è centrale. E ovviamente so tutto quello che ha scatenato per la sua lettura differente nell'Europa dell'Est e dell'Ovest, ma quello è un punto cardinale. E quindi, insomma, secondo me va oltre il solo il discorso del paradigma vittimistico, o semplicemente, diciamo, approcciarsi ai discorsi dell'Europa dell'Est dicendo però non siete chiari sull'antifascismo. Sì, esistono effettivamente aree di ambiguità e di ambivalenza su quel terreno che sono inaccettabili, insopportabili dal nostro punto di vista occidentale, ma non sono tutto il panorama che esiste in quei paesi, insomma. Faccio una piccola postilla, sì, Prego. sulla mitologia del comunismo, no? Con l'esempio che abbiamo in questo ultimo periodo sperimentato a proposito del centenario, no? Il centenario che dovremmo aprire una grande parentesi sul valore degli anniversari, ma insomma non è questa la sede. Però appunto in occasione del centenario, accanto a studi assolutamente di valore, pregevoli, fatti da Gramsci, da Silvio Pons, eccetera, però siamo stati subissati, e qui continuo a sottolineare anche la responsabilità degli storici, da questa produzione tra il giornalistico e il memorialistico sul come eravamo, no? Con questa visione nostalgica che va proprio nella direzione che accennavamo prima, sia io che Patrick, no? E quindi siamo ancora in presenza di una difficoltà di presentare davvero tutti i lati della storia con cui fare i conti e con cui ragionare, riflettere, eccetera. Per cui
ancora appunto sul comunismo, dobbiamo non solo ridiscutere, riflettere sui silenzi, ma anche su queste nostalgie che fanno male alla storia, insomma. Grazie Anna. Allora, io se non ci sono altre osservazioni, non posso fare altro che ringraziarvi, per la pacatezza del dialogo, per aver dato davvero molti spunti per riflettere. Questo, a mio avviso, è il modo migliore, per parlare di un libro. Quindi il ringraziamento principale naturalmente va all'autore, grazie Gianluca per averlo scritto, per averlo discusso con noi, grazie ad Anna Tonelli, grazie a Patrick Carlsen, noi ci rivedremo sicuramente molto presto, ma spero di vedere molto presto anche Gianluca, anche dal vivo spero. Questa è una sfida, Anch'io ci tengo a davvero. ringraziare moltissimo anche gli interventi di Patrick e di Anna, perché trovo che sia fondamentale discutere di questo. Io trovo che ci sia quasi, la chiamerei un'urgenza di chiarimenti continui su tutta questa storia, e quindi grazie davvero E per il vostro grazie anche tempo. a tutti coloro che ci hanno ascoltato e che ci ascolteranno. Grazie a voi. Grazie ancora. Arrivederci, buona serata. Arrivederci. Ciao. Arrivederci.